Ciao Alberto, non so questo dobbiamo, forse ci conviene appoggiarci così, ci viene più comodo. Ecco, non ho capito perché mi avete dato la sedia, forse perché sono anziano, ecco, allora dicevo, dove sai, no, che beh, non poi ci gentile. Sarà anche Roberto Sambuco che è un giovanissimo. Lui è giovane, meno male. Anche perché, come tu hai detto, domenica sarò a Londra sul Tamigi a fare una garetta di canottaggio. 208 conne ci sono, pensate che bello. Vi dico questo perché quando si dice siamo tutti sulla stessa barca, tentiamo di remare, l'unico che ne capisce sono io. Gli altri lo dicono senza mai essere stati su una barca a remare. Questo è il motivo per quale forse tanti progetti che dovevano nascere perché siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo scelto il timoniere migliore, non sono andati avanti. Ora siamo al momento forse che questi progetti debbano andare avanti. E quindi io ringrazio molto Avaia per avermi invitato, stupito di quanta gente viene, si vede che Avaia ha un appeal incredibile, quindi complimenti perché riuscite a coinvolgere 700 persone per gli argomenti che non sono così leggeri, non è che ci stiamo divertendo, no? Vedendo le vostre facce siete abbastanza tristi, pensate ad andare a mangiare ormai, e quindi siete davvero bravi come Avaia per avere questo grande successo, forse anche merito tuo. Alberto, poco fa Alex Turchi ha citato l'espressione politica 2.0 e mi verrebbe voglia di farti una piccola provocazione, perché tu sei a capo di un grande gruppo informatico e l'informatica rende tutto più facile e istantaneo, ma se parlassimo di una Repubblica 2.0, se parlassimo di uno scenario in cui la nostra amministrazione fosse talmente informatizzata addirittura da permetterci anche di votare elettronicamente, avremmo le competenze, avremmo la cultura e avremmo anche la voglia di una Repubblica 2.0? Ci stiamo arrivando, perché credo che quello che è capitato in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, sta capitando in questi giorni, ci insegna che un certo modo di concepire i riti, le abitudini, i punti di riferimento sta cambiando in maniera violenta. Tutti ci auguriamo che cambi in meglio, perché può pure cambiare in peggio, tutti ci auguriamo che cambi in meglio. Perché io penso che questo possa avvenire? Io vorrei farla molto breve perché se no insomma, mi annoio io e vi annoiate soprattutto voi. Allora, quello che noi stiamo tentando di fare come azienda ma anche con gli altri operatori, con Avaia pure stiamo parlando di questo, è di pensare qual è la grande forza del nostro paese. È questo. Noi siamo i leader mondiali per l'uso dei telefonini. Quindi perché non usiamo questa grande forza per cercare di comporre una socialità diversa? Ha detto bene il signore che mi ha preceduto, l'ingegnere, che noi stiamo andando verso una società diffusa in cui tutti si collegano. Allora, lasciamo andare avanti tutto ciò che sta accadendo verso internet, ci colleghiamo con internet, tutti voi che siete persone di questo settore ci avete senz'altro un terminale internet a cui vi collegate. Ma non dimentichiamoci che la grande quantità delle comunicazioni viene fatta via voce. Adesso esistono dei grandi sistemi, Dragon, SRI, ma ce ne sono tanti, che interpretano il linguaggio. Ci sono delle entrate e uscite verso sistemi informativi fatti mediante il linguaggio. Allora, se noi cominciassimo a pensare che le gare della pubblica amministrazione devono essere fatte pensando pure a un'uscita, a un'interazione sia via internet ma sia anche tramite voce, noi potremmo avere la possibilità di usare nel nostro paese quello di cui siamo i leader mondiali. Questo ci può far arrivare a un nome che io ho brevettato, ma credo che sia facile copiarlo sto brevetto, che è la mobile country. Facciamo un salto, non più solo la mobile payment, il mobile booking, ma la mobile country. Noi siamo forti in questo, tutti siamo capaci ad usare il telefonino, usiamola come nostra forza. Se questo noi facciamo, e lo facciamo a prescindere dall'agenda digitale, dei soldi che ci daranno per la larga banda, cari miei, che ci serve come il pane, ma ricordatevi che noi come azienda abbiamo fatto 1.600.000 iscrizioni online per le scuole con la banda che abbiamo adesso. Quindi parecchie cose si possono fare anche con la banda che abbiamo adesso. Io temo
che ci sia una scusa implicita nella pubblica amministrazione, alcuni funzionari un po' antichi, un po' vecchi, che non vogliono fare cose dicendo ci manca la larga banda. Cominciamo a fare le cose che possiamo fare usando la larga banda che abbiamo adesso. Ecco, questo però ci deve far essere non in contrapposizione, non come spesso siamo stati o troppo acquiescenti come spesso siamo stati verso le pubbliche istituzioni, ma collaborare con loro, con quelli più in gamba nelle pubbliche istituzioni, e ce ne sono tante, per tirar fuori un modello diverso del nostro sviluppo. Perché se noi seguiamo a dire ci manca la larga banda, bisogna dare un laptop a tutti quanti, il progetto avveniristico, diamo a ogni studente un personal computer, tutte queste cose ci affasciniamo ma non le riusciamo a fare. Ci mancano i soldi, ci manca la voglia, ci mancano i tempi. Vediamo di usare le forze che noi abbiamo, e io vi ripeto, la forza è questa, e sarà contenta Vaia, perché queste cose non vanno avanti senza Vaia, quindi stiamo facendo una grande pubblicità vai a tutti i suoi colleghi, per fare in maniera che ci sia uno stimolo, uno sviluppo che altrimenti rimane sempre nei grandi sogni. Confindustria, ho fatto tardi e non mi sono sentito gli interventi fino a una certa ora, perché in giunta di Confindustria oggi abbiamo nominato il Comitato Tecnico per la Information Communication Technology, il presidente sarà Sarmi. Ecco, quindi questa qua è una cosa che in fin dei conti ci fa piacere, un italiano ingegnere in gamba che dà la sensazione di come Confindustria, oltre alla Confindustria digitale, c'è pure questo comitato tecnico per sviluppare questi temi. Io la finirei qua, so che tu mi volevi fare tante domande per dire quanto è brava Almavia, ma voi lo sapete, Almavia è la migliore società di information communication tecnologica che c'è al mondo, che posso dire di più. Posso dire che siamo arrivati a avere 30.000 dipendenti, io sfido chiunque fra le società che stanno qua del mio settore ad avere 30.000 dipendenti in Italia, se passiamo all'IBM ce n'è molti di più, e quindi è inutile che faccio una pubblicità alla mia società, la fate tutti voi dandoci la vostra amicizia e la vostra collaborazione. Una domanda però te la devo fare. Ma quanti anni ho? Domenica no. Quando andrai a vogare in Gran Bretagna, sì, sotto quale bandiera vogherai? Il circolo che non tiene niente, ci mancherebbe altro. Grazie. Grazie Alberto.